prepariamo insieme le pettole. Dolci o salate? Decidete voi. Prepariamo l'impasto. Uniamo la farina, la patata lessa, un cucchiaino di zucchero, 12 g di lievito di birra fresco e iniziamo a scioglierlo in un pochino di acqua tiepida. Formiamo una fossetta al centro, aggiungiamo il lievito e iniziamo ad impastare ruotando con le mani. Aggiungiamo man mano anche la restante acqua sempre tiepida, in tutto ne occorreranno circa 400 ml. Possiamo quindi aggiungere anche il sale ai bordi della ciotola e continuiamo ad impastare aggiungendo tutta l'acqua tiepida. Continuiamo ad impastare a lungo ed energicamente, fino ad ottenere un composto gonfio e ben lavorato. Ci vorranno almeno 15 minuti. Dovremo ottenere un composto liscio, gonfio ed appiccicoso. Lasciamo lievitare per almeno 2 ore. Prepariamo la farcitura per le pettole, tonno e capperi. E poi anche la farcitura per le pettole con cavolfiore ed olive. Trascorso il tempo di lievitazione, dividiamo l'impasto in 3 ciotole. Ovviamente, se volete realizzare anche le pettole dolci, raddoppiate le dosi. Uniamo al primo impasto il tonno e i capperi ed amalgamiamo bene il tutto. Aggiungiamo all'altro impasto anche i cavolfiori con le olive ed amalgamiamoli al composto. Copriamo nuovamente con un canovaccio e lasciamo lievitare per almeno altri 30 minuti. Prepariamo le pettole dolci. Appena l'olio sarà ben caldo, aiutandoci con 2 cucchiai, preleviamo una porzione di impasto e facciamola scivolare nell'olio caldo. Cuociamo le pettole un po' alla volta nell'olio caldo fino a quando non diventeranno ben gonfie e dorate. Quindi scoliamole e trasferiamole su un vassoio con carta assorbente. Le pettole sono pronte, non ci resta che passarle nello zucchero quando sono ancora calde, per poi procedere all'assaggio di queste gonfie e golose bontà. Prepariamo adesso le pettole con il cavolfiore. Ed infine terminiamo preparando le pettole tonno e capperi. Ed ecco pronte anche le pettole salate. Queste soffici e gustose nuvole di pasta fritta vi conquisteranno al primo assaggio. Fragranti fuori e soffici all'interno, saranno una tira l'altra.